Tu come ti sei posta di fronte al dolore, cioè la gestione del dolore, l'accettazione del dolore del parto? Ma nel mio caso, tra virgolette, io il dolore non l'ho considerato, cioè a me faceva paura essere tagliato un'altra volta, non mi faceva paura l'idea di affrontare il dolore, perché dicevo, vabbè, che poi c'è stato ed è stato veramente, cioè, come lo raccontano, una bella esperienza forte, uno dei momenti forti della propria vita sicuramente, in tutti i sensi, sia sotto il profilo emotivo, ma proprio perché il tuo corpo reagisce in maniera molto forte a questo evento con dei dolori considerevoli, almeno io ho avuto dei dolori considerevoli, ma che poi sono riuscita ad affrontarli, ma io su quello ero convintissima, perché ho sempre pensato che se un evento è secondo natura, anche i dolori, cioè, si riescono ad affrontare, cioè, se uno è preparato psicologicamente che quello che gli deve accadere è così ed è fatto così, e a questo passaggio, questa escalation, si riesce a sopravvivere. Poi dicevo, vabbè, ce l'ha fatta la mia nonna che ha partorito in tempo di guerra, ce l'ha fatta la mia mamma, ce l'ha fatta la mia zia, ce l'hanno fatta le mie cugine, dicevo, Perché io vabbè. no? La famiglia dice che potrei farcela anche io. Certo. Non ero molto spaventata da questo, io ero più spaventata dal fatto di essere tagliata. Perché? Perché non era giusto. Non era giusto perché non c'era nessuna indicazione per cui io dovessi essere di nuovo tagliata. Certo. Infatti questo spiega perché le nuove generazioni invece considerano il parto naturale un'eccezione, quindi il lavoro da fare è anche sulle nuove generazioni. Volevo Sì, non so, chiederti. infatti io spero che le mie figlie che mi hanno visto partorire, che mi hanno visto tanto allattare e anche, cioè, così caparbiamente partorire, gli rimanga qualcosa, benché siano piccole, perché una ha 7 anni adesso e una ne ha appena 9, gli rimanga qualcosa, capito? Ma Un io ne sono sentore di convinta, qualcosa nella loro lo testa che un domani le so. Certo. aiuti ad avere fiducia in se stesse, capito? Sì, ma sicuramente l'avrei già trasmesso questo messaggio. Senti, un consiglio.